Ben ritrovati carissimi amici di FantaWorld, 22esima giornata di Fantacalcio e di Serie A. Oggi, oltre ai miei soliti ospiti, ovvero Claudio e Salvo, abbiamo un ospite d'onore che ho il piacere immenso di presentare nel nostro salotto, che si chiama Fabrizio Biasin. Benvenuto Fabrizio. Buonasera a voi, più Frida che vi saluta, anche lei grande appassionata di Fantacalcio. Ottimo! Lei vince sempre... Meno male. Vince sempre grazie al modificatore difesa, è la sua specialità. Quindi si sa difendere molto molto bene, si sa difendere molto molto, molto bene. Allora, noi questa sera ovviamente siamo onorati a dir poco ad avere per la prima volta nella nostra, diciamo, dei nostri anni da youtuber un giornalista che fa questo di professione. Sportivo, quindi, diciamo, soprattutto. Giornalista sportivo, ovviamente sotto intesa. Non siete della parrocchia, diciamo... non siete della parrocchia giornalista terrorista, queste cose qua. No, assolutamente. Assolutamente. Okay. Per cui la prima delle due domande iniziali che vorrei farti è, innanzitutto, dato che noi parliamo ovviamente principalmente di fantacalcio, ti chiedo come sta andando il tuo fantacalcio quest'anno, cioè in che posizione della classifica ti trovi? Allora, come vi dicevo, diciamo offline, partecipo a tre fantacalcio, cosa che non bisognerebbe mai fare perché poi accumuli giocatori, cose, non capisci più niente, però esatto. lo sto facendo e diciamo che nel mio fantacalcio principale sto andando molto bene, sono in testa con 4 punti di vantaggio sulla seconda, 6 sulla terza, da noi vanno a premi le prime tre, sul quarto 8 punti, per cui insomma sta andando molto bene, anche perché poi in realtà non mi meriterei quel primo posto, come punteggio sono al quarto posto, per cui direi che mi sta andando anche di culo. Sì, quindi molto bene. Sì, si può dire, si può dire. Il tuo attaccante di punta, il tuo attaccante esatto. che ti sta facendo godere. Il mio attaccante davanti, cioè, guarda, io in realtà, lo dicevo anche prima, io faccio tanti punti grazie al modificatore difesa, da noi diciamo che da molti punti, e quindi in realtà davanti non sono messo benissimo, perché ho Duvan Zapata come punta principale, ma non è che abbia segnato moltissimo quest'anno. C'ho un bel Ciccio Caputo, che anche lui è partito molto bene, ma poi si è inceppato. E devo dire che me la cavo bene con i centrocampisti, tendenzialmente, i difensori. Ho Handanovic in porta, che insomma ha preso 200 gol, ultimamente sta facendo esatto. un pochino meglio, per cui diciamo che è molto culo, più che altro. Vabbè, ci può stare, però diciamo la cosa fondamentale, è la cosa che diciamo molto spesso, è che diciamo la squadra va costruita bene dalle fondamenta, in questo caso tu hai fatto bene, per cui non avendo un attacco che ti sta rendendo, stai comunque andando bene, quindi questa è la dimostrazione di questo concetto. Per esempio, Hakimi Calabria dietro sono sacco di tanta roba. Esatto. Calabria ha preso a uno perché non si fidava nessuno, neanche io l'ho preso come settimo e in realtà poi è diventato un imprescindibile in questa il secondo dopo Hakimi, diciamo. Assolutamente. Quindi la grande sorpresa di stagione, il grande colpo fatto a uno, questo capita sempre ogni anno, il colpo fatto a uno. Allora, la seconda domanda invece che volevo proporti è una curiosità anche nostra, direi anche dei nostri utenti, ovvero ci racconti la giornata tipo di un giornalista sportivo, da come inizia a come finisce. Va bene, volentieri. Allora, diciamo che la sveglia non è proprio quella del mattiniero, perché io mi alzo sempre attorno alle 10, adesso mi guarda come si fa, 9 e mezza 10, sì. Però c'è un motivo, nel senso che poi inizio a fare la mia personalissima rassegna stampa, quindi mi leggo un po' di tutto tra giornali cartacei, online, eccetera eccetera, vado sui social e controllo le notizie, questo e quell'altro, cazzeggio un attimo, alle 11:30 ho la riunione di redazione, quindi vado in redazione, io sono ancora tra quelli che vanno fisicamente, non faccio smart da casa, quindi vado in redazione. Riunione delle 11:30 che termina di solito verso le 12:15, quindi mezzogiorno un quarto, poi cominci a chiamare i collaboratori, proporre i pezzi, fai scrivere questo, fai scrivere quell'altro, un collegamento radio, un collegamento al telegiornale di questo, di quell'altro, bla 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 bla. E la pausa pranzo la passi genericamente tra radio e televisioni, collegamenti, questo e quell'altro, magari scribacchi qualcosa. Alle 3 c'è la seconda riunione, che è quella, diciamo, dove decidi chi scrive cosa. Tendenzialmente se riesci a ritagliarti un po' di spazio scrivi anche tu, altrimenti in quanto caporedattore faccio scrivere gli altri. Se ho spazio e voglia di scrivere qualcosa mi ritaglio un pezzettino di tempo. E poi comincio a comporre le pagine, titolazione, foto, controlli le agenzie, cambi una cosa, cambi quell'altra.
fino a quando si sono fatte le 7, terza riunione di redazione, alle 7 le pagine sono più o meno a posto all'80%, controlli le ultime cose, cambi quello che c'è da cambiare, consegna le pagine verso le 8, 8 e mezza, diciamo anche 9, e poi dipende dal giorno. Ci sono tanti giorni in cui ho dirette, diciamo, televisive piuttosto che, e altri invece dove raggiungo a casa Gabriella e Frida e comincio a attaccarmi alla bottiglia. Quindi diciamo una giornata tipo abbastanza impegnativa, direi affascinante ma impegnativa, dai, bisogna sì, dire perché, le cose come stanno. Diciamo che quando poi hai qualche diretta così torni a casa verso mezzanotte di solito, giustamente. Certo. Noi ovviamente ti seguiamo spesso quando sei ospite nelle varie trasmissioni. Grazie, ovviamente, grazie. Ovviamente questo, non ce ne perdiamo questo, 7 su 7, io mi continuo a dire adesso non spacco le pietre, per cui non è che devo far proprio, però ragazzi, 7 su 7 è una bella rottura di palle. Io ti seguo anche a calcio, forse uno dei pochi che ti segue lì, però esatto. A me piace molto. No, anch'io. Top calcio è una bella palestra, diciamo, sì, sì. Quando esatto. Più per i miei amici e colleghi, perché loro stanno in diretta magari anche 10 ore di fila e devono, insomma, non è facile mantenere il ritmo. Esatto. Allora, dopo questi aneddoti ovviamente sulla vita di Fabrizio Biasin, eravamo curiosi ovviamente anche di snocciolare la vita normale, la vita professionale di Fabrizio Biasin, io direi appunto di cominciare con l'analisi delle partite di questo turno, il 22esimo turno di Fantacalcio e di Serie A, innanzitutto ricordando gli squalificati ovviamente, quindi quelli che non dovete assolutamente schierare e prendere in considerazione per la vostra Fantarosa. Allora, inizia con, esatto, c'è tanta roba, c'è Toloi, c'è Improta, Calabria, Yonita, Svanberg, esatto, Amrabat, Milenkovic, Badel, Calabria, Tonelli, Ferrari, Faraoni e Zaccagni, quindi il Verona perde due pedine molto molto importanti. Allora inizierei subito con la prima partita, quella del venerdì alle 20:45, ormai ci siamo un po' abituati a questo weekend lungo, no? Che inizia il venerdì e spesso finisce la domenica, ma molto anche più spesso finisce anche lunedì, come in questo caso. Allora, voi sapete che io ho la rubrica Biasin per il sociale, venerdì twitto sempre verso le 5-6, ricordatevi la formazione del Fantacalcio, perché esatto, non si dimentica. Ottimo reminder. Allora, prima partita Bologna-Benevento, io chiederei subito a Fabrizio, questa è una partita che mette contro mister Inzaghi e il suo passato da allenatore, perché Inzaghi è stato anche allenatore del Bologna. Ti dico, secondo te riuscirà a trovare una vittoria che ormai al Benevento manca da 5 partite? E quali giocatori ovviamente andresti a consigliare? Allora, mi sembra un po' giù di tono il Benevento, al contrario invece il Bologna ha ripreso un po' di fiducia, per cui sinceramente mi sembra una partita che pende più verso Bologna, però quest'anno è molto complicato perché il fattore campo conta relativamente, si gioca così tanto che è difficile fare pronostici. Io di mio ho Soriano da una parte e Schiattarella dall'altra, non so se metterli uno contro l'altro francamente, forse vado su Soriano e basta. Soriano è un must. Claudio e Salvo, voi cosa aggiungete? Io aggiungo Viola nel Benevento. A proposito di centrocampo, questa è una sfida per Piazzati, quindi uno come Viola secondo me ci sta come il pane questa giornata, e poi andrei con Barro, sfrutterei il momento positivo di Musa Barro che viene da una doppietta, quindi in questa prima giornata lo lanciamo anche. Sì, io Claudio, concordo anche sulla difesa, questo. Sulla difesa qualche nome, Claudio? Ma sulla difesa Tomiyasu è il nome. Tomiyasu! Più Tomiyasu, esatto. Sta facendo benissimo. Perché appunto sta facendo molto bene, è l'unico bene, sì, a livello fantacalcistico da valutare. Tra l'altro si affrontano gli unici due giocatori di movimento a non aver saltato neanche un minuto, ovvero Tomiyasu e Glick. Quindi. Esatto. Ah, bella questa. Bella statistica. Tutte due... Pillo la statistica. Sono gli unici sempre in campo? Tutti i minuti. Tomiyasu e Glick però... tutti i minuti in campo, gli unici due. Gli stacanovisti della nostra Serie A, nonché fedelissimi dei fantallenatori, perché due che non ti saltano neanche un minuto al fantacalcio sono roba rara, quindi in questo caso hai fatto molto bene a sottolinearlo. Allora andiamo invece alla seconda partita, quella di sabato alle 15, la sfida fra il Torino e il Genoa, e vi chiedo, no, vediamo un po' cosa ne pensate tutti quanti, è una sfida tra tanti ex di turno, perché ci abbiamo Izzo e Ansaldi da una parte, Zappacosta mi viene in mente dall'altra. Come vedete questi giocatori, quindi dal punto di vista difensivo al fantacalcio, oppure prevedete una partita da gol? Vado io? Vai.
Allora, io tendenzialmente non schiererei, schiererei meno giocatori possibili rispetto a questa partita, perché me la immagino una partita brutta, con sì, tanti falli, tanti gialli, poche cose belle, non so come dire, per cui tendenzialmente eviterei. Non ho giocatori del Torino, perché quando abbiamo fatto l'asta si diceva che Cairo non pagasse gli stipendi, poi abbiamo scoperto che in realtà non li paga nessuno, e allora ho preferito evitare, e mi sono preso invece adesso a gennaio Shamurdov del Genoa. Consigliatissimo anche lui. Che è buono, ma non segna mai. È paradossalmente un attaccante più da buon voto che da bonus. È un paradosso. Non segna mai, però fa delle partite pazzesche. Perché gioca veramente molto bene. Quindi è l'antifantacalcio, mi insegnate. Dobbiamo aspettare il bonus. Chissà che arrivi questa giornata comunque. Perché... Magari. Allora, poi un classico giocatore che esplode nella passata stagione. Potrebbe essere un giocatore più futuribile, ecco, che è il giocatore dal presente. Allora, volevo chiedere invece ai miei due scudieri qua, Claudio e Salvo, secondo voi quale dei due portieri riuscirà a mantenere la porta inviolata? Perché Sirigu contro l'Atalanta non ne parliamo. Perin, d'altro canto, invece, sembra aver trovato un po', no? Una bella verve, la verve che aveva qualche anno fa. Cosa ne pensate? Tra i due penso che Perin possa confermarsi anche nel non subire gol, però secondo me può essere una partita da X, nel senso come può finire 0-0, può finire 1-1, niente di più. Quindi non è detto che diciamo uno dei due portieri possa portare il clean sheet. Esatto. Però c'è quel Belotti che comunque può timbrare, quindi da questo punto di vista Perin può subire, però non tanto, perché il Genoa ha ritrovato una bella solidità, quindi come giocatore per riempire il reparto, ad esempio Zappacosta io lo metterei sinceramente, perché sta spingendo molto, un ex di giornata come detto, quindi un nome che mi affascina sinceramente, insieme a Belotti. Crescito, rigorista, lo mettiamo. Sì, lui è un must ogni giornata al fantacalcio, assolutamente. Difensore sempre. Tra l'altro, anche se non segna buone prestazioni, questa è una cosa da sottolineare. Anche lui mister 6 e mezzo molto spesso, esatto. Tra l'altro la cosa che mi fa ridere è che il Genoa abbia trovato questa solidità con Radovanovic, che in realtà è un mediano da centrale difensivo, che è una cosa incredibile, impronosticabile direi, diciamo, da qualche mese. Le magie di Ballardini. Ballardini. Che Preziosi provvederà a rovinare fra un mese e mezzo, non so. Assolutamente, puntualmente, esatto, verrà smantellata mezza squadra del Genoa, si suppone. Allora, andiamo invece al primo dei due big match di questa giornata, sabato alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, non più San Paolo, si affronteranno Napoli e Juventus. Fabrizio, ti chiedo, come si può leggere questa partita considerando, perché nel Napoli ci sono due assenze importanti, Koulibaly e Manolas, quindi manca mezza difesa titolare al Napoli. Allora, è una questione soprattutto umorale, perché se fosse una questione tecnica, per me il Napoli non ha niente da invidiare neanche alla Juventus, ma in questo specifico momento il Napoli è a picco dal punto di vista dell'umore e della condizione psicofisica, e la Juventus invece viaggia su vette inesplorate, perché vince da un botto di partite, è in finale di Coppa Italia, per cui diciamo che la bilancia pende tutta dalla parte della Juve, se poi mancano anche quei due là dietro, allora diventa veramente un pronostico, non dico facile, ma allora, sicuramente non scontato, però esatto. Diciamo che in questo momento la Juventus sembra veramente in palla e quindi esatto. Diciamo io il mio Bakayoko che tra l'altro qualcuno mi dovrà spiegare perché è andato senza voto la settimana scorsa, che ha giocato un quarto d'ora senza voto, giusto? Dipende, diciamo che la regola solitamente dicono che un giocatore debba incidere nella partita, solitamente. E infatti ha fatto schifo, ha inciso. Dici magari 5 e mezzo che lo potevano dare. Appunto, magari anche l'insufficienza, esatto. 5 e mezzo. Comunque, quindi Bakayoko tenderei ad escluderlo. Nella Juve io ho il mio bel Danilo e il mio bel Cuadrado, perché vi dicevo con la difesa forte c'ho anche Cuadrado. E Cuadrado, sperando che giochi, lo butto dentro sicuramente. Assolutamente, sì, assolutamente. Sì. Quindi già abbiamo praticamente composto una difesa con Calabria, Chimi e Cuadrado da parte di Fabrizio, che è assolutamente ottima, direi. Peso tanto per la difesa, ma è la mia garanzia, perché, ripeto, io ho sempre 4-3-3 con i miei 4 dietro per prendere il bonus, quindi sono sereno, diciamo. Assolutamente, molto molto bene. Allora, chiedo invece a Claudio, riesci invece a darmi magari per parte un uomo assist, quindi qualcuno che magari può uscire col più uno, no? Con l'invenzione... da assist. Ma nella Juventus ti dico Morata, che comunque ci ha abituato a regalarci degli assist nelle varie partite.
Il Napoli, ecco, stavolta ti trovo, cioè, mi trovo più in difficoltà a consigliarti qualcuno, perché non è detto che possa anche trovare la via del gol, vista l'ottima forma della Juve e la scarsa condizione appunto del Napoli. Ma forse Insigne, però ecco, non sono così sicuro, ecco. Certo, diciamo che Morata in questo momento si sta un po' trasformando, non è da bomber, sta diventando anche più un rifinitore, esatto. Quindi diciamo c'è questa un po' trasformazione di Morata. Volevo chiedere a Sacco invece, proprio una domanda che è composta da due parole. Osimhen? Osimhen, sì, io dico no per questa giornata comunque. La miglior prestazione l'ha fatta a Capodanno, perché abbiamo visto il video... Esatto. E poi sono 4 mesi che non gioca praticamente, per cui boh. Io ti dico direttamente nel Napoli Lozano, l'attaccante più in forma secondo me che c'è nel Napoli, quindi se devo mettere un attaccante dico Lozano, il messicano, mentre nella Juventus vanno un centrocampista che ti consiglio anche in ottica più uno, Chiesa, non so se segna, però il più uno può anche portarlo per magari sì. Ronaldo, quindi comunque la Juve va favorita, McKenny anche lui, buona prestazione in programma, secondo me. Assolutamente, anche perché i due, ovvero Chiesa e McKennie, hanno praticamente riposato in Coppa Italia, nel senso che sono entrati comunque negli ultimi minuti della semifinale contro l'Inter. Però Chiesa è anche uno da meno 0,5, spesso e volentieri. Sì, esatto. Perché fa il furbetto. Eh sì, a volte gli capita, Federico Chiesa, di fare certe cose. Allora, sabato alle 20.45 invece c'è la capolista, c'è il Milan che va in Liguria ad affrontare lo Spezia, quindi Spezia-Milan. Quindi il Milan per fuggire ancora, lo Spezia invece per allontanarsi, direi, quasi definitivamente dalla zona calda, dalla zona retrocessione. Vi chiedo, no, magari fate un nome per parte, chi sono i 4 nomi irrinunciabili per questo match? E non fate i faciloni che iniziate con Ibrahimovic. No, quello non si cita più ormai. Anche perché, visto che ha saltato il giro del rigore l'ultima partita, il Milan ce l'avrà contro lo Spezia, lo tira che sì, penso, non Ibrahimovic. Per cui, secondo me... In teoria sì. Io andrei su che sì, sicuramente, e chi ce l'ha, beato lui, Donnarumma. Esatto. Il mio nome è Çalhanoğlu, partita da ritorno al gol, secondo me. Sì, Zola rientra o è scomparso definitivamente? Chi? Zola non dovrebbe rientrare neanche stavolta, se ne parla la prossima, esatto. O bisogna aspettare 2 settimane, in questa giornata sicuramente no. Quindi si andrà nuovamente di Calabino oppure di tridente leggero con Ben, Chiasi e Farias. E invece io ho visto che sta rendendo molto il Bastoni dello Spezia. Assolutamente. Che è meno famoso del Bastoni famoso, diciamo. Male, sì. Esatto. Però funziona bene a fantacalcio. E forse è l'unico nome consigliabile, perché aggira nel lato orfano di, esatto, Calabria, dove c'è Diogo Dalot. Non è un must difensivo Dalot, quindi Bastoni, già 4 assist in questa stagione, può spingere in quella corsia. Quindi se ti dico un nome nello Spezia è proprio Bastoni. Sì, diciamo che il Milan ha un po' l'opposto, nel senso che ha sulla destra giocatori che sono forse meno di qualità, ma comunque che rendono tanto, cioè Selemekes, in questo caso Calabria non c'è, c'è Dalot, mentre dall'altra parte con Teo, con i vari Rebic e Leao si va più di qualità, ovviamente. Infatti la maggior parte delle azioni di attacco del Milan passano proprio da lì. Claudio, un nome lo vuoi aggiungere anche tu? Esatto, appunto Teo Hernandez era quello che stavo per dire, per completare, ecco, i 4 nomi. Anche lui un must, direi. Sei andato pure tu di facile sei andato. Vabbè. Dai, però era rimasto quello, no? Dai, alla fine è rimasto quello. Poi comunque in generale i giocatori del Milan, ecco, sono un po' tutti consigliati, ecco, esatto, in questa giornata. Esatto, ci può stare. Allora, invece andiamo al lunch match, occupiamoci del lunch match di domenica alle 12.30, la sfida all'Olimpico fra Roma e Udinese. Vorrei chiedervi, incomincio ovviamente da Fabrizio, ti chiedo, credi che Majoral sia ancora favorito su Dzeko per giocare dal primo, o che comunque la rottura, che sembra comunque si sia risanata, possa portare nuovamente Dzeko titolare anche al fantacalcio? Allora, prima o poi lo devono recuperare Dzeko, però secondo me parte ancora dalla panchina. Secondo me. Anche secondo me. Vado a sensazione. Secondo me parte ancora dalla panchina, per cui dico Borja Mayoral. Esatto, un nome che secondo me si può assolutamente andare a schierare. Mentre ovviamente chiedo a Salvo Claudio, per quanto riguarda centrocampo e difesa, che nomi mi fate, considerando che mancherà per esempio Pereira nell'Udinese, che è un nome ovviamente molto molto importante. Manca Pereira, però torna De Paul, che è un bel
ritorna il protagonista dell'Udinese che si schiera De Paul, l'unico che schiererei in tutta la rosa dell'Udinese, sinceramente, perché vedo una Roma tremante. Può anche colpire, attenzione. De Paul funziona sempre, comunque. Esatto. Sì, De Paul in ogni occasione sempre è un buon nome. Nella Roma i centrocampisti sono tutti da mettere, comunque, perché i vari Veretout, Mkhitaryan, Pellegrini possono portare bonus in qualsiasi momento, quindi neanche siamo qui a dubitare. Un nome a sorpresa che ti faccio è Karsdorp, può portare anche un bell'assist. Perché no? Io me lo auguro, ovviamente, avendolo preso alla stessa liberazione. Claudio, invece tu cosa vuoi aggiungere? Magari qualcosa sulla difesa? Appunto, i centrocampisti della Roma, come diceva Salvo, un po' tutti da schierare, Mkhitaryan su tutti, nella difesa, ma potrei aggiungere Mancini, ecco, come centrali, è quello che sembra che dia più sicurezza, ecco. Esatto, ed è anche quello più pericoloso quando si va a saltare, perché Mancini ci abitua anche dei tempi dell'Atalanta a questi più tre, diciamo, da calcio d'angolo. In attesa di Smalling, che dovrebbe tornare settimana prossima, in teoria. Esatto. Aspettiamo novità. Esatto, Smalling è uno che ovviamente, data anche l'età, ci mette un po' di più a recuperare. Allora, andiamo invece alla prima partita di domenica alle ore 15, Cagliari-Atalanta, che, diciamo, è la famosa partita per cui le emittenti TV hanno da anni ormai dovuto cambiare le abbreviazioni. Cagata! Esatto, io non lo volevo dire, ma l'ha detto Fabrizio. Diciamolo noi, non è un mistero. Esatto. A me mi sembra ridicolo che si debba cambiare la grafica del anche a me. Ridicolo, anche a me. Cagata. È quello, esatto, non c'è niente da fare, è proprio quella. Esatto, è proprio quella. Allora, Fabrizio, perché poi... Esatto, a parte che fa anche ridere ed è anche un buono spunto per dei meme, per esempio. Allora, inizierei con Fabrizio. Ti chiedo, pensi che sia una sfida da dentro o fuori per Di Francesco, nonostante gli abbiano rinnovato il contratto qualche settimana? No, non è da dentro o fuori, perché gli hanno rinnovato il contratto, quindi sarebbe veramente stupido. Intanto è passato dietro Frida, vabbè, la vedete. per cui basta. Sicuramente Di Francesco non rischia il Cagliari, perché il Cagliari non trova la chiave e adesso affronta l'Atalanta, che arriva dal 3-3 col Torino, drammatico per come si è concretizzato. E l'Atalanta continua a pensare che sia una forza della natura, se gioca concentrata è una brutta bestia da affrontare per chiunque, figuriamoci per un Atalanta in così grande difficoltà ultimamente, per cui io non penso che sia questa la partita della rinascita per Di Francesco. Esatto, deve stare molto attento il Cagliari, perché è veramente in una zona calda. Chiederei a Salvo, secondo te a centrocampo si possono schierare Pessina e Nainggolan? Che sta un po' deludendo, perché da Nainggolan ci aspettavamo molto di più. Ci aspettavamo un po' tutti di più, però forse è l'unico che potrei consigliare in questo centrocampo, perché magari nei momenti più di difficoltà può andare col tiro da fuori, quindi forse è l'unico che schiererei, appunto, perché gli altri in generale, forse soltanto lui e Joao Pedro gli unici che si possono consigliare, per il resto poca roba. Nell'Atalanta, come dico sempre, avanti tutta, perché comunque in sfide così dove il Cagliari è aperto subisce, direi che si può andare di chiunque, anche con Miranchuk e Malinowski coprendosi eventualmente, schierati in russo, ecco, e vi coprite. Mi confermate che anche chi ha un buon portiere come Cragno è meglio se lo lascia riposare questa partita? Sì, assolutamente. Può subire tanti gol. Io addirittura lo metterò in tribuna, neanche in panchina, quindi figuriamoci. Mi aspetto una goleada bergamasca, ecco. Allora, andiamo all'altra partita di Marassi, quindi Sampdoria-Fiorentina domenica alle ore 15. Stavolta vorrei iniziare da Claudio e vorrei chiederti, secondo te, chi potrebbe essere la sorpresa di giornata nella sfida appunto di Marassi e Ferraris? Ma è una partita un po' difficile così da pronosticare, perché comunque la Fiorentina ha sicuramente bisogno di punti, la Samp ti fa sempre è una squadra comunque sempre ostica, soprattutto quando si fa in casa. Quindi un nome così a sorpresa potrebbe essere, chissà, il ritrovato Castrovilli. Ritrovato dobbiamo vedere, nel senso che rientra dalla squalifica, questo sicuramente. Ritrovato in questo senso. Potrebbe essere. Fabrizio, tu cosa pensi di Castrovilli? È uno che sta deludendo molto sia i tifosi di Viola che i fantallenatori in questa stagione. Troppo discontinuo. Io preferisco un giocatore che mi garantisce il 6 tutte le volte, piuttosto che uno che fa una volta 7,5 e le altre volte 5. Sì, concordo. Per cui, ma non lo so, continua a lasciarmi un po' perplesso. Io vado con i miei due, invece li metto tutti e due. Candrevone da una parte e Vlahovic dall'altra, che alla fine qualcosina fa.
qualcosina. Esatto, sono due nomi molto molto secondo me spendibili in questa giornata. Salvo, vuoi aggiungere qualcosa? I miei nomi per questa giornata sono Augello, secondo me può spingere molto in quella corsia dalla Fiorentina un po' debole. Ti aggiungo anche Damsgaard, il gioiellino di casa Samp che vuole mettersi in mostra, può fare anche lui una buona partita anche da subentrante, vedremo se partirà da titolare o dalla panchina. E poi ti dico anche Biraghi, ci aspettiamo anche qualche cosa in zona assist da Biraghi, perché da molto che non porta manca da tanto. Esatto. Ha iniziato bene, ma poi ha continuato male Biraghi. Pensavo meglio anch'io quest'anno. Esatto. Mentre terrei fuori Ribéry, il rientrante Ribéry lo metterei fuori perché non credo sia la partita giusta per lui. Sì, diciamo che il 4-4-2 compatto di Ranieri è una partita. Non mette in difficoltà. Ma neanche 4-4-1-1 proprio. Esatto. Perché non sono neanche due punte. Keita ovviamente è più una seconda punta. Esattamente. Allora, voliamo invece alla sfida di domenica alle ore 18, quella a Lecce uscita fra Crotone e Sassuolo. Ovviamente una sfida che per i pitagorici è da portare a casa. Il Sassuolo invece non può permettersi altri passi falsi. Il Sassuolo che non vince da molto molto tempo. Vi chiedo, vediamo, andiamo un po' di pronostici in questo caso, oltre che ovviamente di gente consigliabile. Mi dite un marcatore in questo match, cioè chi secondo voi può portare il più 3? Iniziamo da Fabrizio. Djuricic, per me si risveglia il Sassuolo e vince bene. Ho questa sensazione. Sì, può stare. Anch'io ho questa sensazione, anche perché mi fido tanto di Djuricic e di De Zerbi. Salvo? Io spero che segna Djuricic perché appunto lo metterò. Il mio nome da più 3 è Berardi. Si risveglia il Sassuolo e segna Berardi, che ha segnato anche all'andata. Claudio. Allora completiamo il tridente, ti dico Caputo, perché appunto, tra l'altro, dopo che è tornato anche Djuricic, quando ci sono entrambi in campo, entrambi rendono di più. Certo, diciamo che quei tre titolari dietro Caputo, anche se mancherà Boga ovviamente, sono altro rispetto ovviamente ai vari De Frel, ai vari Araslin. Non c'è assolutamente paragone ovviamente quando si gioca con i titolari, è tutta un'altra storia. Allora andiamo invece al secondo. Io volevo farti... volevi aggiungere qualcosa? Gabriella che mi sta prendendo in giro dice sì non sai niente, guarda io sono esperto. Ma senza dubbio, ma noi possiamo confermare, siamo i testimoni. Assolutamente. Io dico pure che il Crotone qualcosa la combina in attacco, perché comunque il Sassuolo non vince di 3-0, comunque il Crotone qualche cosa la fa, ti dico Messias, può fare il gol, sì. Perché mancherà Ferrari nel Sassuolo, una difesa da registrare per la prima volta senza Ferrari. Marlon Chiriches non è una coppia di cui mi fido tantissimo. Mamma mia, Chiriches, ragazzi. Quindi esatto. Messias più Sini per completare il reparto, una puntatina secondo me va fatta. Perché no? Magari ovviamente anche da terzo slot d'attacco. Appunto per completare il nostro tridente. Tra l'altro Messias è un giocatore che mi fa impazzire, lo dico praticamente a ogni video, ma è così ragazzi, è un talento straordinario questo ragazzo. Allora invece andiamo al secondo big match, tra l'altro è il penultimo della 22esima giornata, quello fra Inter e Lazio domenica alle 20:45. Qui immagino che per Fabrizio tocchiamo un tasto abbastanza vicino alla sua fede calcistica, no? Ma anche da un punto di vista del fantacalcio io continuo a commettere lo stesso errore che commetterò volentierissimo anche questa giornata, ovvero schiererò Eriksen titolare per niente, come sempre per niente, ma lo farò anche questa settimana. Allora, al cuore non si comanda. Su questo ho una cosa, allora io seguo, te l'abbiamo detto, ti seguiamo in TV, per radio, ti seguiamo sui social e quindi abbiamo visto la crociata che porti avanti per Christian Eriksen. Inutile, è proprio come scontrarsi contro un muro. Esatto. Però volevo aggiungere una cosa, è un mio parere ovviamente, ma poi ovviamente tu mi dirai la tua. Io credo però che quest'Inter non possa fare a meno di Brozovic regista. Io non credo che Eriksen possa fare quel ruolo. Sono d'accordissimo con te al 100%, infatti secondo me bisognerebbe insistere, se proprio bisogna giocare col 3-5-2 e non con il 4-3-1-2, che secondo me, io farei 4-3-1-2 secondo me sarebbe perfetto, ma lasciamo perdere, ormai è tardi, 3-5-2 va benissimo, Brozovic non si sostituisce, sono d'accordo, metterei Eriksen mezzala, un po' come nella semifinale di ritorno con la Juventus di Coppa Italia, nel primo tempo, poi adesso tutti hanno detto che schifo, in realtà Eriksen le sue cose le ha fatte, io lo lascerei lì, però è proprio solo una mia idea, non lo farà mai con. Devo dire che non è dispiaciuto neanche a me, nel senso che mi è piaciuto anche questo interscambio che avevano proprio lui con Brozovic nel fare il regista, perché molto spesso Brozovic esattamente
Ed Eriksen anche perché così facendo torni il punto riferimento agli avversari, che altrimenti ti mettono l'uomo, esatto, sul regista, e diventa un po' un problema. Esatto, esatto, è stato un po' un problema di quest'Inter in molte di queste partite. Volevo chiederti invece anche un altro parere, parlando un po' anche di extracampo, ovviamente, perché sappiamo che in questi giorni tiene banco un po' il discorso delle questioni societarie, ovviamente, dell'Inter. Volevo chiederti un commento sulle dichiarazioni di Conte per quanto riguarda il progetto. No, Conte una settimana fa circa disse il progetto che è partito ad agosto si è fermato, praticamente. Inspiegabilmente, tra l'altro, esatto, secondo me. Sì, cosa allora si è fermato. Cioè, è uno dei suoi soliti attacchi alla società. Tendenzialmente quando non vince una partita deve trovare qualcuno da attaccare Conte, no? Perché ieri per esempio Agnelli sì, abbiamo visto. Diciamo che lì però è un uno contro uno, entrambi hanno avuto torto, diciamo, esatto, così. Però lui ce l'ha un po' con la società perché sperava che nell'ultima sessione di mercato si potesse arrivare ad un altro genere di giocatori, no? I Kanté, questo e quell'altro. In realtà alla fine si è dovuto, tra virgolette, accontentare dei suoi pupilli un po' anzianotti, i Vidal e i Collaro, però li ha voluti, sono arrivati e all'inizio della stagione è vero che probabilmente il progetto si è inceppato, ma è anche vero che la rosa a disposizione di Antonio Conte è una rosa super competitiva, e questo lo dicevano tutti prima dell'inizio della stagione, lui compreso. Per cui io credo che in realtà, al di là, cioè, mi sembrano tutti un po' degli alibi che lasciano il tempo che trovano, cioè l'Inter è tenuta in questo momento a provare a vincere lo scudetto fino in fondo, perché una volta che sei uscito dalla Coppa Italia, sei uscito dall'Europa, questa squadra qua è stata costruita per vincere qualcosa, ti è rimasto solo lo scudetto, ci devi provare fino in fondo. Io sinceramente degli sfoghi di Conte credo che tutti ne abbiano un po' le scatole piene, perché alcuni sono veramente immotivati. La squadra è forse la migliore tecnicamente di tutta la Serie A, cioè ha voluto Hakimi e gli hanno preso Hakimi, ha voluto quello e gliel'hanno preso, cioè è una squadrona secondo me. Quindi... E anche un po', se vogliamo, la tecnica del sorriso secondo me pagherebbe ogni tanto, invece il suo essere perennemente... Non dico incazzato, però sicuramente non felice, sorridente. Alla lunga stressa un po' lo spogliatoio. Stressa un po'. Concordo. Esatto, esatto. Ha una rosa che è veramente pronta anche per vincere subito. E appunto è quasi direi obbligato a vincere lo scudetto, appunto perché con questa rosa qui è quasi inevitabile. E la vince questa partita? Infatti, volevo parlare proprio di questo. Volevo chiedervi. Tra tutti i giocatori che ha disponibile Conte, però probabilmente in questo momento ha anche il miglior centrocampista italiano in circolazione, che è Nicolò Barella. Volevo chiedere, prima a Fabrizio e poi ovviamente anche a Salvo e a Claudio, così aggiungete anche dei nomi dal punto di vista fantacalcistico, è una partita, è un match in cui dal punto di vista fantacalcistico non si può prescindere da schierare Barella da una parte e Milinkovic-Savic dall'altra? Allora, sono due dei tre centrocampisti migliori della Serie A quest'anno insieme a Kessié, secondo me. Quindi chi c'è gli ali deve schierare, senza ombra di dubbio, anche se magari poi non sono in giornata, lo scopriamo durante la partita, ma non puoi lasciarli fuori. Io Barella quest'anno l'ho mollato dopo due anni di fantacalcio perché il suo vizietto del cartellino giallo mi aveva spaventato un po'. In realtà ho sbagliato, perché poi quest'anno si è, diciamo, svegliato sotto tutti i punti di vista, assist, gol, e quindi chi ce l'ha lo fa giocare. Assolutamente. Salvo, cosa aggiungi? Ah, io aggiungo, oltre ai soliti nomi, chiaramente Correa, Immobile, Lukaku, Lautaro, che vanno schierati assolutamente, il discorso fasce vorrei analizzare, con Hakimi che potrebbe far soffrire Marusic, quindi lo mettiamo fuori, Lazzari a sua volta potrebbe avere la meglio su Perisic, quindi Hakimi e Lazzari vanno messi, e poi voglio dirti, per la prima volta forse Acerbi si può anche panchinare, perché comunque tra Lautaro è un po' una bestemmia. Non è d'accordo, però... Fabrizio. Acerbi è uno dei miei preferiti in difesa, però capisco il tuo ragionamento, anche perché dopo la brutta prestazione contro la Juventus tra Lukaku e Lautaro c'è voglia di riscatto, comunque devono far vedere qualcosa, assolutamente. E poi c'è l'ex De Frey che chissà, il collino velenoso. Stuzzica tanto. Solitamente vado a memoria, ma solitamente con la Lazio lui salta la partita. Non so o fa delle cappellate. O la salta o fa delle cappellate. Esatto. Quel Lazio Inter 3-2 in cui fece il fallo da rigore sui Cardi, vi ricordate? Che gran partita quella. Gran partita, la ricordo molto bene. Esatto. Questa volta come può essere... Sì. Volevo chiederti, per quanto riguarda la porta, chi vedi meglio, Handanovic, che sembra aver trovato la solidità di un tempo, oppure Reina? No, ti dico Handanovic, è leggermente favorito, lo vedo, anche per quanto riguarda l'imbattibilità della porta.
però che non è così scontata, perché comunque sicuramente può essere una partita da gol. La Lazio comunque viene in ottima condizione, viene da buonissime prestazioni, quindi ci vuole veramente una grande Inter per non subire gol. Esatto, tra l'altro Andanovic è anche forse appunto più che per l'imbattibilità, forse più per il modificatore, perché magari subisce un gol però ti porta il 6,5, ti porta il 7, perché comunque sarà tanto impegnato, bisogna anche vedere e leggerla su questo aspetto. E niente, allora chiudiamo ovviamente con l'ultima partita, il posticipo di lunedì, col posticipo quindi del Bentegodi di Verona, la sfida fra Verona e Parma, quindi una sfida tutta, mi viene da dire, rosso-blu, cioè rosso-blu, sì, buonanotte, giallo-blu, lunedì alle 20:45. Inizierei con Fabrizio parlando del fatto che è una sfida fra due degli attaccanti meno prolifici del campionato. Ti chiedo, si sbloccherà Kalinic da una parte, oppure i vari direi anche i vari attaccanti del Parma, ovvero i vari Cornelius Inglese, Zirkzee. Non gioca Cornelius, Inglese, allora, Cardinio, c'è di tutto in questo Parma. Parma sta veramente facendo tanta fatica. Io tendenzialmente, se posso, evito di schierarli, perché in questo momento sono un po' in confusione. L'abbiamo visto contro Bologna, una squadra veramente imbarazzante in questo momento. Sul Verona, invece, anche il Verona non è proprio al massimo della sua forza, però ci sono due o tre giocatori che insomma sono sempre più che interessanti, da Di Marco piuttosto che tutti quelli che giocano là davanti. Magari Kalinic no, però sugli esterni non c'è, però è squalificato Zaccagni, giusto, per cui boh, non lo so, è una partita dove io lascerei in pace tutti quanti, diciamo, un po' tutti. Sì, ci posso. Ah, Paolo, forse Paolo ha saltato la connessione. Paolo ha saltato la connessione, ragazzi, non vi sento. Eccolo qua. ti sentiamo noi. Tu no. Ci senti? Non adesso, ci sento. Adesso Paolo rientra. Vabbè, prendiamo noi in mano, facciamo un'occupazione. Vabbè, sì. Direi che possiamo andare con gli uomini consigliati del Verona, perché secondo me qualcuno da prendere c'è. Vi dico, Tamezze per la prestazione può portare un buon voto. Lazovic, che potrebbe giocare al posto di Faraoni, giocando sia Lazovic che Di Marco, anche lui, buona prestazione in vista. Occhio a Silvestri per un possibile più uno. Vediamo, sì, come si mettono le cose. Concordo con questa analisi, diciamo che Silvestri può avere ottime possibilità di prendere il più uno, perché Parma veramente lì davanti poca roba, come diceva anche Fabrizio. Un nome che aggiungo è Barak nel Verona, mentre nel Parma, come ho detto, pochissima roba, forse soltanto Kucic è quello che si può salvare alla fine. Sì, anche esatto, se poi ultimamente se gli lasciano tutto a lui lì a centrocampo rischia sempre di prendere il cartellino, ma lo capisco pure, perché veramente in questo momento il Parma fa tanta fatica. Non può fare i miracoli, ovviamente, il solo Kucic. E niente, volevo fare un'ultima domanda a Fabrizio, chiedendoti, secondo te, proprio per chiudere il discorso fantacalcio, chi sarà il prossimo giocatore che l'anno prossimo può esplodere? Ti posso dire anche un giocatore che non è presente in Serie A, comunque un giovane, uno di prospettiva, fammi un nome di un giovane potenzialmente forte. Ma allora, diciamo che molti pensano che Scamacca possa essere poi il bomber della prossima stagione, no? Quello che verrà fuori. Io continuo a credere che Lammers sia destinato a fare una grande carriera. Poi mi auguro che rimanga in Italia, perché poi non so che fine farà. Però per me Lammers è un grandissimo attaccante. E quest'anno praticamente non ha mai giocato, ma io me lo tengo ancora. Ti fidi di lui? Sì. Decisamente. Se dovesse cambiare squadra, soprattutto, comunque è veramente un buon nome, sì. Ci sta. Io invece vi faccio un nome di un giocatore che gioca in Serie B al Venezia, si chiama Youssef Malè, mezzala dell'Italo-Marocchina del Venezia, che in questo momento sta facendo una stagione importante al Venezia. L'anno prossimo, secondo me, andrà facile in Serie A e poi si candida come uno di quei centrocampisti da quinto, sesto slot su cui attingere. Quindi segnatevi il nome, Youssef Malè. Me lo segno. Allora, a me era saltata la connessione, non so se mi vedete adesso. Abbiamo concluso. Ci sono, perfetto, mi avete salvato, ragazzi, mi si è bloccato tutto. Abbiamo concluso che abbiate parlato di Verona Parma e ovviamente del giocatore, no, futuribile da fantacalcio. Lammers, Fabrizio ha consigliato Lammers. Nel senso, io ce l'ho già sono convinto che sia uno spreco non vederlo in campo, per cui me lo terrei anche l'anno prossimo. Sarebbe stato meglio se fosse andato in prestito, secondo me, in questa sessione di mercato, solo che con Muriel e Zapata ovviamente è molto chiuso, quindi magari la prossima stagione avrà più spazio, sicuramente.
Vabbè, sei benissimo. Esatto, sono rientrato proprio per adempiere al mio compito, direi. Allora, quindi, concludere. Esatto, la conclusione. Allora, abbiamo finito di analizzare la 22esima giornata di Fantacalcio di Serie A. Noi ovviamente ringraziamo Fabrizio Biasini, il nostro ospite d'onore di questo Salotto del Fantacalcio. Grazie Fabrizio. È stato un piacere, grazie mille a voi ragazzi, siete bravissimi, grazie. grazie, un piacere nostro, grazie veramente. Mille. Esatto, tra l'altro il nostro primo video con un giornalista sportivo di professione, sì. Per cui andate a seguire. Potete solo migliorare. Assolutamente. Allora, sono giornalista, anche Fantacalcio siamo al top. Cioè, direi... Esatto. Non c'è nulla di meglio. Allora andate ovviamente a seguire Fabrizio su tutte le sue pagine social, da Twitter, di Instagram a Facebook, qualsiasi cosa, non perdetevi i suoi tweet perché sono veramente ironici, a me fanno veramente morire dalle risate, lo devo dire. Non c'è, alcuni pungenti. Esatto, pungenti ed ironici. Grazie, cosa che secondo me va bene. Quotidianamente prendo i miei 100, 200 vaffanculo da tutto l'universo, però vabbè, quelli prendo, purtroppo sempre ci sono. Esatto, prendo, li porto a casa. Prendi anche degli apprezzamenti, però. Esatto. Sì. Diciamo che c'è il rovescio della medaglia, assolutamente. Sì, vabbè, ma non c'è problema. Sappiamo inevitabilmente. Esatto, assolutamente. Ovviamente vi invito a commentare sotto il video per tutti i dubbi relativi alla 22esima giornata, uno o due dubbi, così abbiamo ovviamente la possibilità di rispondere a tutti. Ringrazio ovviamente i miei prodi scudieri. Esatto, ovviamente su Instagram. Vabbè, avrà 10.000. Esatto, occhio, road to 10K, direi. Ovviamente. Ringrazio ovviamente i miei prodi scudieri, Salvo e Claudio. E come sempre, un saluto da Fantaworld.